Allora, Don Brunetto mi ha chiesto di parlarvi di un documento del Concilio Vaticano II, la Costituzione Gaudium et Spes, che incomincia ad avere qualche annetto, quasi 50. Io vi chiedo di avere pazienza di arrivare fino in fondo, di cercare di vincere gli abbiocchi che senz'altro vi verranno, perché magari ci possono essere dei passaggi un pochino, non lo so, noiosi. Però se voi avete la pazienza da arrivare fino in fondo, vedrete che quello che vi vorrei far comunicare questa sera è molto interessante. Soprattutto ci aiuta a cogliere la profondità, l'attualità, la bellezza del pensiero cristiano che è stato espresso in un documento di questo genere, che riflette sulla vita dell'epoca, ma che poi nelle sue dinamiche fondamentali non è che sia tanto cambiata rispetto ai nostri giorni. E realmente questo è un documento, io non so se qualcuno di voi ha avuto l'occasione di leggerlo prima, magari potrebbe essere l'occasione questa per prenderlo in mano, che veramente ha dei tratti profetici in quello che all'epoca ha comunicato a tutto il mondo e che ancora oggi è in grado di dire a noi. Ecco, questo come premessa. Dunque, è una costituzione pastorale, la Gaudium et Spes, e bisogna spiegare in che senso. Una costituzione, il fatto che sia una costituzione, ci dice che è un documento importante, è un documento fondamentale, quello che ci dà le coordinate della vita cristiana. Però è anche pastorale, perché non esprime soltanto i principi generali della nostra fede, che è bene conoscere, ai quali, se vogliamo dirci cristiani, ci dobbiamo conformare, ma è anche una riflessione e quindi una presa di posizione rispetto ad alcune questioni all'epoca contemporanee, ma che adeguate sono valide ancora oggi. Ecco perché è una costituzione pastorale. Non si preoccupa soltanto di dare delle definizioni, delle indicazioni dottrinali, ma scende direttamente nel merito delle cose, senza aver paura di affrontarle, senza aver paura di cadere in contraddizione, perché l'analisi che fa della realtà contemporanea è un'analisi che è fatta alla luce dei principi generali della fede e del Vangelo, che sono immutabili, che all'epoca, come ancora oggi, danno la possibilità di interpretare adeguatamente la realtà e poterla indirizzare verso quella strada che è la via cristiana, che è la via di salvezza, di santità, soprattutto è la via di felicità di ogni uomo e donna. Domenica scorsa noi abbiamo ascoltato il Vangelo delle nozze di Cana. Gesù, all'inizio della sua attività pubblica, decide di fare il primo segno, ci racconta Giovanni, nell'ambito di una festa di nozze, a significare che Dio è proprio quello, sta nella gioia di una festa di nozze. È la prima rivelazione di chi è Dio. Dio non è qualcuno che bisogna tenerci buono perché sennò ci castiga, ma Dio è qualcuno che ti vuole riportare a vivere pienamente la gioia per la quale siamo stati creati. E appunto il Concilio Vaticano II in questo documento ci dà delle indicazioni importanti. Ecco, allora, detto questo, dunque alcune notizie. Ecco un'altra cosa, quello che vorrei fare con voi stasera è fare una lettura commentata del documento su linee tematiche. Non lo possiamo leggere tutto perché è abbastanza lungo, però ho preso alcuni punti che vi voglio mettere in luce, che ritengono ci aiutino a comprendere quelle che sono le idee fondamentali che ha espresso questo documento,
insieme a voi riascoltare alcune parole, perché quantomeno almeno una volta voi avrete la possibilità di ascoltare come parla il Concilio e fare alcune osservazioni su questi punti che ho selezionato. Allora, come documento, la Gaudium et Spes è un documento molto importante. Molti non lo ritengono un documento pastorale, come abbiamo detto, un documento sociale. Voi sapete che c'è un magistero sociale della Chiesa. Ecco, molti non ritenevano, sono un po' sempre meno, che questo documento potesse entrare nel numero dei documenti sociali della Chiesa, però di fatto è il più importante di tutti i documenti del magistero sociale della Chiesa scritti fino ad oggi, anche quelli di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI. Addirittura chi conosce il magistero di Giovanni Paolo II sa che il suo magistero è stato tutto un magistero che ha voluto dare attuazione al Concilio Vaticano II e in particolar modo a Gaudium et Spes. Pur con i limiti del tempo che noi oggi possiamo vedere, è un testo straordinariamente innovativo, perché mai prima dell'epoca un concilio, che è un momento importante per la vita della Chiesa, aveva affrontato questioni come affronta Gaudium et Spes con un documento impegnativo di questo genere. E Gaudium et Spes proprio rende anche lui, come documento, manifesta quello che è il nuovo atteggiamento del Concilio Vaticano II, vale a dire un atteggiamento che è attento e che non vuole definire dogmi, ma vuole aprirsi a un modo nuovo di entrare in comunione con il mondo contemporaneo, con i cristiani e con i non cristiani. Infatti Gaudium et Spes attua una delle attuazioni del piano generale di tutto il Concilio Vaticano II, che aveva come obiettivo di riflettere sulla Chiesa, su che cosa è la Chiesa, e di riflettere sul modo di rapportarsi della Chiesa al mondo. E in particolar modo su questo secondo aspetto Gaudium et Spes dà un importante contributo. La storia della sua redazione è una storia abbastanza complessa, potremmo dire travagliata. Era stato preparato uno schema sul quale lavorare da rimpolpare, da arricchire, che però nel momento in cui si misero i padri conciliari a sedere a riflettere fu completamente stravolto e lo schema fu riscritto ex novo. Proprio vi fu lo spirito che sparigliò tutte le carte che erano state preparate. E attraverso questo documento si vuole assumere un atteggiamento nuovo, non più l'atteggiamento di una Chiesa che sapeva di avere una verità alla quale tutti dovevano dare ossequio, ma invece la consapevolezza di avere una verità che la Chiesa doveva condividere con chi non la conosceva, mettendosi al servizio di chi ancora non aveva avuto la possibilità di fare l'esperienza affascinante dell'incontro con il Signore, nella consapevolezza della Chiesa di avere anche lei qualche cosa da imparare dal mondo. E lì c'è poi quel numero famoso 36 che parla del giusto ordine delle realtà terrene. E poi anche in altre parti la Chiesa riconosce che c'è una luce del Vangelo che è da tenere assieme alla luce dell'esperienza umana, anch'essa alimentata dallo Spirito Santo. Ecco, il risultato di tutto questo è una eccellente, ancora oggi, sintesi, sia per il contenuto che per l'impostazione di cui vi ho parlato, di tutto ciò che la Chiesa ha di meglio
da insegnare al mondo, che fa parte del suo bagaglio di sapienza, di saggezza, e soprattutto del servizio a questo riguardo che la Chiesa deve rendere a tutto il mondo, al mondo contemporaneo. Allora, andiamo un pochino a vedere. Ecco. Dunque, c'è quel demonetto che si è infilato qui dentro. Il passato. Allora, anche nella prima parte del documento, che è più tipicamente, potremmo dire, dottrinale, dove si espone quella che è la dottrina, la teologia della Chiesa sugli argomenti che vuole affrontare, il punto di partenza è sempre quello della realtà, dell'analisi della realtà, dalla quale trarre gli elementi da sottoporre alla luce della sapienza eterna del Vangelo. E a questo riguardo si sottolinea che è necessario fare un adeguato discernimento di queste cose, e si parla del dovere della Chiesa di, ecco qui inizio a proporvi alcuni passaggi, di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo, così che in un modo adatto a ciascuna generazione possa rispondere ai perenni interrogativi degli uomini sul senso della vita presente e futura e sul loro reciproco rapporto. Ora, oggi tutto questo è ormai patrimonio comune anche all'interno della Chiesa, però voi provate a riportarvi a 50 anni fa, a quella che era la mentalità, lo stile di vita, la cultura anche all'interno della Chiesa dell'epoca, e pensate quale aspetto di novità poteva avere un'affermazione di questo genere. E qui c'è appunto un atteggiamento diverso da parte della Chiesa, che se è consapevole a questo punto che la parola di Dio non è in grado di dare una risposta immediata a tutto, ma la parola di Dio va interrogata, e soprattutto la luce di questa parola va proiettata sulla realtà per poterla leggere adeguatamente, in conformemente all'insegnamento biblico. Per questo appunto bisogna discernere, bisogna scrutare i segni dei tempi. E questo pensiero viene ulteriormente precisato in un passaggio successivo, dove si dice che il popolo di Dio, quindi non solo le autorità ecclesiastiche, ma tutta la Chiesa, cerca di discernere negli avvenimenti, nelle richieste, nelle aspirazioni cui prende parte insieme con gli altri uomini del nostro tempo, quali siano i veri segni della presenza e del disegno di Dio. La fede infatti tutto rischiara di una luce nuova e svela le intenzioni di Dio sulla vocazione integrale dell'uomo. I segni dei tempi, voi senz'altro ne avete sentito parlare, pronunciare questa espressione, sono i segni della nostra realtà, dello Spirito Santo che ti dice vai verso questa direzione. Per fare un esempio, già Giovanni XXIII aveva parlato dei segni dei tempi, e lui vedeva come segni dei tempi il desiderio di emancipazione della donna, pensate al 1959, la urgenza ormai di superare il momento della colonizzazione, l'urgenza, l'esigenza di una parità di diritti e di dignità per tutti, uomini, donne, bianchi, neri, per tutti gli uomini, che nel 1959 ancora non era adeguatamente conseguita, non lo è nemmeno oggi, però all'epoca ancora meno. Però questo
questa consapevolezza, questa esigenza ormai è patrimonio comune della coscienza dell'umanità. Questo è un segno dei tempi ormai evidentissimo che siamo chiamati a cogliere e sul quale bisogna imparare a muoversi. Poi ce ne sarebbero una infinità. Il Concilio ne fa tutta una dedicazione a questo documento, se voi andate a vedervi ai primi numeri fino al numero 11. L'analisi che poi Gaudium et Spes fa a questo riguardo della realtà è positiva, perché è consapevole il Concilio, i cristiani sono consapevoli che tutto è nelle mani di Dio, ma è anche una visione realistica, perché è consapevole che nel mondo degli uomini è presente anche il peccato. Ecco allora che Gaudium et Spes ci offre una lettura teologica della realtà che è diversa da una lettura soltanto sociologica o politica. Il cristiano, l'uomo di fede, sa andare più a fondo e sa andare alla radice di quelli che sono i problemi che poi si manifestano a livello delle dimensioni sociali e politiche. Ma nonostante questa consapevolezza e questo realismo, ecco, la visione di Gaudium et Spes è realistica. Continua a non girare questa cosa. Ecco. E allora, ecco che cosa dice Gaudium et Spes. Il mondo si presenta oggi potente a un tempo e debole, capace di operare il meglio e il peggio, mentre vi si apre dinanzi la strada della libertà o della schiavitù, del progresso o del regresso, della fraternità o dell'odio. All'interno dell'uomo molti elementi si contrastano a vicenda. Da una parte, infatti, come creatura, sperimenta in mille modi i suoi limiti. Dall'altra parte, si accorge di essere senza confini nelle sue aspirazioni e chiamato a una vita superiore. Debole e peccatore, non di rado, fa quello che non vorrebbe e non fa quello che vorrebbe, per cui soffre in se stesso una divisione dalla quale provengono anche tante e così gravi discordie nella società. Alcuni poi, dai soli sforzi umani, attendono una vera e piena liberazione dell'umanità. Ne manca chi, disperando di dare uno scopo alla vita, loda l'audacia di quanti, stimando vuota di ogni senso proprio l'esistenza umana, si sforzano di dare una spiegazione completa solo col proprio ingegno. Ecco, la Chiesa crede che Cristo, per tutti morto e risorto, dà all'uomo, mediante il suo spirito, luce e forza perché l'uomo possa rispondere alla suprema sua vocazione, che, ribadisco, è quella alla felicità. Noi siamo creati per sperimentare la felicità e la gioia, però non è possibile senza l'incontro con il Signore, cioè questo problemuccio che dobbiamo risolvere. E allora, entrando nella prima parte del documento, Gaudium et Spes riprende un discorso che si era interrotto con Giovanni XXIII e che va oltre. Papa Giovanni vi aveva soltanto accennato, mentre Gaudium et Spes al numero 12 ci presenta quello che è il fondamento teologico della dignità umana. Oggi noi si parla di dignità umana senza un riferimento al trascendente e la dichiarazione dei diritti dell'uomo del 48 dell'uomo, però Gaudium et Spes dà una fondazione ancora più profonda di questa dignità di cui parla questa dichiarazione, e dice: credenti e non credenti sono quasi concordi nel ritenere che tutto quanto esiste sulla terra deve essere riferito all'uomo come al suo centro e al suo vertice. L'uomo creato ad immagine di Dio, l'uomo per sua intima natura, un essere sociale che senza i rapporti con gli altri non può vivere né esplicare le sue doti. Qui bisognerebbe fare una parentesi importante, perché tutti voi
anche Don Brunetto, forse anche la suora, siete convinti che avete la vostra vita, eh? Avete la vostra individualità che ve la dovete giocare in qualche modo, li dovete santificare, dovete fare cose buone. Mentre invece la visione dell'uomo della Chiesa è una visione che ci insegna che l'uomo è in maniera inseparabile individuo e in relazione con l'altro. Noi non abbiamo senso se non viviamo in maniera ordinata la relazione con gli altri. Quindi l'individualismo, che è il pensiero dominante di oggi, che è l'estremizzazione di quello che molto spesso viviamo anche noi pensando soltanto a noi stessi, di fatto è un aborto di visione umana, perché l'uomo felice, l'uomo pienamente se stesso, è l'uomo che vive pienamente anche la dimensione della relazionalità, appunto la dimensione sociale, che è inseparabile dalla dimensione personale, intima, individuale, che noi sentiamo maggiormente perché è la nostra ciccia, ma che non può vivere senza il rapporto con l'altro. L'uomo non è stato creato per vivere da solo, ma è stato creato per entrare in comunione con altri uomini, attraverso questa comunione ad entrare in comunione con Dio all'interno della Trinità, diventando un'unica cosa. Padre, ti prego perché anche loro diventino una cosa sola, come io e te siamo una cosa sola. E questo è il progetto di Dio sull'uomo, che ci rivela anche chi è l'uomo. Noi a questa visione non siamo abituati, perché quando viviamo prima pensiamo a noi stessi, poi se ci avanza si pensa agli altri, perché si pensa di fare il nostro bene. Abbiamo ancora da imparare adeguatamente che noi invece facciamo il nostro bene prima pensando agli altri. Questo è qualche cosa che pochi e rari nella storia degli uomini hanno scoperto, anche nella storia della Chiesa. Sono i santi. I santi sono. Sono quelli che hanno capito e hanno imparato a donare integralmente la propria vita agli altri, e in tal modo sono diventati pienamente uomini. Chi vorrà, chi perderà la propria vita per causa mia, la ritroverà, ce l'ha insegnato Gesù. Ed è questo l'insegnamento che ci ribadisce il Concilio, prima ci rientreremo. E a questo riguardo Gaudium et Spes riprende al numero 26 il concetto di bene comune, con le parole di Giovanni XXIII, però arricchendo. Bene comune, cioè l'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono ai gruppi, come i singoli membri, di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più spettamente, che però è il fondamento dell'uguaglianza di tutti gli uomini, data dal fatto che, avendo tutti gli uomini dotati di un'anima razionale e creati in immagine di Dio, la stessa natura e la medesima origine, e poiché da Cristo redenti godono della stessa vocazione e del medesimo destino divino, è necessario riconoscere ognor più la fondamentale uguaglianza fra tutti. Affermazione che ancora oggi è di particolare rilevanza, se pensate che il problema del razzismo e della contrapposizione tra uomini non è superato, anzi purtroppo ci vorrà tanto da superarlo. E il bene comune si realizza all'interno della comunità umana, all'interno della famiglia umana, sulla quale Gaudium et Spes ci offre una riflessione che è il punto centrale della riflessione teologica di questa prima parte del documento, quando ci dice che il Dio ha voluto che gli uomini formassero una sola famiglia, e di conseguenza l'uomo, il quale in terra è la sola creatura che Dio ha voluto per se stessa, nel senso come valore assoluto, non
come una creatura che acquisisce valore in relazione ad altri, quindi questo per dire quanto è importante per Dio l'uomo, non può ritrovarsi pienamente se non attraverso un dono sincero di sé. Quello che vi dicevo prima. Queste sarebbero delle parole sulle quali bisognerebbe meditare continuamente. Ciascuno di noi non può diventare pienamente uomo, essere umano, immagine e somiglianza di Dio, se non impara a donare pienamente se stesso. Pensate quella che è l'alta vocazione e quanto tutti noi abbiamo ancora da scoprire, perché a volte questa donazione reciproca purtroppo non la si sperimenta all'interno della coppia uomo-donna, invece il progetto di Dio sull'umanità è che questa donazione deve verificarsi all'interno della famiglia umana, di tutti gli uomini. Io mi dono a te e nel donarmi a te faccio il mio interesse. È questo che ci insegna il Vangelo, che Gaudium Spes esprime in questa forma. E proprio qui sta il fondamento della dignità dell'uomo. E appunto Giovanni Paolo II, in vari documenti, in particolar modo nel Centesimo Annus, che è un documento fondamentale del suo magistero, poi svilupperà e approfondirà adeguatamente e completamente questa riflessione. Pertanto, secondo Gaudium Spes, la società non è un aggregato sociale, ma è una comunità all'interno della quale le individualità non sono soffocate, ma sono tutte importanti e trovano piena rilevanza nel dono reciproco di ciascuno all'altro. Andando avanti, troviamo un passaggio in cui si affronta il tema dell'attività umana nel mondo. È il tema del lavoro che poi avrà una ulteriore specificazione nella seconda parte più pastorale, che prende in esame argomenti più concreti. Lavoro che non è la conseguenza del peccato, come pensavano alcuni, e già Leone XIII aveva proposto questa osservazione, e riguardo al quale si vuole precisare il senso pieno. E dice: l'uomo infatti, creato a immagine di Dio, ha ricevuto il comando di sottomettere a sé la terra con tutto quanto essa contiene e di governare il mondo nella giustizia e nella santità, e così pure di riportare a Dio se stesso e l'universo intero, riconoscendo in Lui il creatore di tutte le cose, in modo che la subordinazione di tutte le realtà all'uomo sia glorificato in nome di Dio su tutta la terra. Con loro lavoro essi prolungano l'opera del Creatore, si rendono utili ai propri fratelli e donano un contributo personale alla realizzazione del piano provvidenziale di Dio nella storia. L'attività umana, in vero, e qui state attenti, come deriva dall'uomo, così è ordinata all'uomo. L'uomo infatti, quando lavora, non soltanto modifica le cose e la società, ma anche perfeziona se stesso. Pertanto, questa è la norma dell'attività umana, che secondo il disegno di Dio e la sua volontà essa corrisponda al vero bene dell'umanità e permetta all'uomo singolo, opposto entro la società, di coltivare e di attuare la sua integrale vocazione. Vedete come qui ritorna la visione cristiana dell'uomo? La norma dell'attività umana è che deve dare un contributo al bene dell'umanità e attraverso questo contributo si realizzi il perfezionamento della persona, faccia del bene al soggetto. C'è sempre questo duplice registro che ci presenta l'uomo in questa duplice dimensione inseparabile, che è l'essenza dell'uomo, la visione adeguata dell'uomo, che è stata stravolta nelle ideologie del Novecento, quella che radicalizza la dimensione individualista e quella che radicalizza la dimensione comunitaria, che ancora oggi agiscono facendo grande confusione.
oggi non si sa più che ideologia c'è, perché c'è un discorso di un po' di tutto, però la confusione che esiste oggi è il risultato di non aver fatto proprio la verità di ciò che è l'uomo, che indipendentemente dal fatto che lo insegna la Chiesa è comunque attingibile anche a livello di ragione, perché la filosofia, il pensiero razionale, anche un credente è arrivato a questi risultati, Quindi vedete, la luce dell'esperienza umana e la luce della rivelazione, che sono sulla stessa linea, perché guidate dallo Spirito Santo, quando l'esperienza umana è sinceramente alla ricerca della verità. Sono quei famosi uomini di buona volontà di Padre Giovanni XXIII con i quali si può e si deve dialogare. Ed ecco che allora al numero 36 successivo si affronta un tema importantissimo, che è quello della giusta autonomia delle realtà terrene, dove si chiarisce quello che è il pensiero della Chiesa sul modo di rapportarsi alla realtà e su come leggere la realtà alla luce del Vangelo. E il Concilio non ha paura di entrare nel concreto delle cose, e allora fa questa affermazione: se per autonomia delle realtà terrene intendiamo che le cose create e le stesse società hanno leggi e valori propri, non rivelati dalla scrittura, che l'uomo gradatamente deve scoprire, usare, ordinare, allora si tratta di una esigenza legittima che non solo è postulata dagli uomini del nostro tempo, ma che è anche conforme al volere del Creatore. Se invece con l'espressione autonomia delle realtà temporali si intende che le cose create non dipendono da Dio, che l'uomo può adoperarle senza riferirle al Creatore, allora tutti quelli che credono in Dio avvertono quante false siano tali opinioni. La creatura, infatti, senza il Creatore svanisce. Anche questa è una bella frase famosa sulla quale meriterebbe riflettere, perché se noi siamo fatti per Dio, se noi siamo fatti per la felicità che è l'incontro con Dio, se dal nostro orizzonte mettiamo fuori Dio, non la sperimenteremo mai quella felicità. Il cristiano lo sa, il credente lo sa, e il suo compito non è quello di vivere nell'arroganza di questa consapevolezza, ma è nel mettersi al servizio di quei poveri fratelli che nell'arroganza della loro intelligenza pensano di poter trovare questa felicità senza aver bisogno di un riferimento al trascendente. Del resto, tutti coloro che credono, a qualunque religione appartengono, hanno sempre inteso la voce e la manifestazione di Lui nel linguaggio delle creature. Anzi, l'oblio di Dio priva di luce la creatura stessa. Ora, tra l'altro, qui c'è anche un passaggio non ho riportato per brevità, dove c'è una forte critica su alcuni atteggiamenti di cristiani e di ecclesiastici nel corso della storia, che hanno voluto dogmatizzare anche la scienza. Dice: no, questo non va fatto. Probabilmente delle tensioni ci sono state anche per questi atteggiamenti, che non appartengono alla ordinata visione cristiana del mondo. Per questo, per dire che la Chiesa non ha paura della scienza, e ne ha avuto paura a suo tempo, perché un certo progresso voleva mettere in questione le dimensioni della fede e non ha saputo reagire. Ecco che invece con questa presa di posizione la Chiesa nuovamente si riapre ad un confronto leale, onesto, alla ricerca di quella verità nella quale tutti si può convergere. E un po' di numeri successivi si sottolinea, si mette in guardia su quella falsa spiritualità che vede la santità come fuga dal mondo.
E invece il concilio ci riporta l'essenza della rivelazione. Questo è molto importante per i cristiani che operano nella società. Lo dice questo passaggio. Passa certamente l'aspetto di questo mondo, deformato dal peccato. Sappiamo però dalla rivelazione che Dio prepara una nuova abitazione, una nuova terra. Allora, vinta la morte, i figli di Dio saranno risuscitati in Cristo. E ciò che fu segnato nella debolezza e nella corruzione rivestirà l'incorruzione. E restando la carità con i suoi frutti sarà liberata dalla schiavitù, della vanità, tutta quella realtà che Dio ha creato appunto per l'uomo. Tuttavia, attenzione, l'attesa di una terra nuova non deve indebolire, bensì piuttosto stimolare la sollecitudine nel lavoro relativo alla terra presente, dove cresce quel corpo dell'umanità nuova che già riesce a offrire una certa prefigurazione che adombra il mondo nuovo. Nella misura in cui può contribuire a meglio ordinare l'umana società, tale progresso è di grande importanza per il regno di Dio. E infatti i beni, quali la dignità dell'uomo, la fraternità e la libertà, e cioè tutti i buoni frutti della natura e della nostra operosità, dopo che li avremo diffusi sulla terra nello Spirito del Signore e secondo il suo precetto, li ritroveremo poi di nuovo, ma purificati non in macchia, ma illuminati e trasfigurati, allora quando il Cristo rimetterà al Padre il regno eterno e universale. Quindi non disimpegno dalla realtà, ma impegno pieno alla luce del Vangelo. Questo è un punto da sottolineare, perché ancora oggi si possono registrare delle radicalizzazioni in un senso e in un altro, o tutto il sociale o tutta la contemplazione. No, non è questa la visione cristiana. Ricordate, la visione cristiana non è mai un o, un out, ma è sempre un e, un mantenere nel giusto equilibrio e nel giusto ordine quanto il Signore ci ha messo a disposizione. E nei numeri seguenti, di conseguenza, viene presentato il modo nuovo di concepire la Chiesa, a riguardo del quale è utile leggere un passaggio di una nota previa che appunto precisa quanto vi ho già accennato all'inizio, circa il rapporto tra la dottrina e la realtà, che deve essere letta alla luce della dottrina immutabile. E dice a questo riguardo: la Costituzione pastorale consta di due parti, ma è un tutto unitario, nuovamente. Viene detta pastorale appunto perché sulla base dei principi dottrinali intende esporre l'atteggiamento della Chiesa in rapporto al mondo e agli uomini di oggi. Pertanto, né alla prima parte dottrinale manca l'intenzione pastorale, né alla seconda pastorale manca quella dottrinale, perché viene letta alla luce dei principi immutabili. E questo è un equilibrio che bisognerebbe imparare ad avere in tutto quello che facciamo. E quindi questo per l'epoca era un modo rivoluzionario di essere consapevoli della propria dimensione di Chiesa in rapporto al mondo. Fino a Gaudium et Spes queste cose non venivano predicate, anche se appartenevano già al bagaglio teologico della tradizione cristiana, perché se noi andiamo a leggere San Tommaso d'Aquino, che purtroppo si conosce molto bene il nome, ma se ne conosce poco il pensiero, lui queste riflessioni ce le ha presenti nel suo pensiero, e da questo bagaglio Gaudium et Spes attinge per presentare quella sintesi che noi abbiamo oggi sotto gli occhi. E allora ecco che dice al numero 40:
Tutto quello che abbiamo detto a proposito della dignità della persona umana, della comunità degli uomini, del significato profondo dell'attività umana, costituisce il fondamento del rapporto tra Chiesa e mondo, come pure la base del dialogo fra loro. In questo capitolo, pertanto, presupponendo tutto ciò che il Concilio ha già promulgato circa il mistero della Chiesa, si viene a prendere in considerazione la medesima Chiesa in quanto si trova nel mondo e insieme con esso vive e agisce. Pertanto, qual è il compito della Chiesa? Lo troviamo indicato nel numero successivo, che dice: la Chiesa ha ricevuto l'incarico di manifestare il mistero di Dio. Svela all'uomo il senso della sua propria esistenza, vale a dire la verità profonda dell'uomo. Sa bene la Chiesa che soltanto Dio dà risposta ai più profondi desideri del cuore umano, che mai può essere pienamente saziato dagli elementi terreni. Sa ancora che l'uomo, sollecitato incessantemente dallo Spirito di Dio, non potrà mai essere del tutto indifferente davanti al problema religioso, come dimostrano non solo l'esperienza dei secoli passati, ma anche molteplici testimonianze dei nostri tempi, sia di quelli del Concilio, ma ancora oggi a questo riguardo. L'uomo infatti avrà sempre desiderio di sapere, almeno confusamente, quale sia il significato della sua vita, della sua attività, della sua morte. E la Chiesa, con la sua sola presenza nel mondo, gli richiama alla mente questi problemi. Ma soltanto Dio, che ha creato l'uomo a sua immagine e che lo ha redento dal peccato, offre a tali problemi una risposta pienamente adeguata, e ciò per mezzo della rivelazione compiuta nel Figlio suo fatto uomo. Partendo da questa fede, la Chiesa può sottrarre la dignità della persona umana al fluttuare di tutte le opinioni. Perciò la Chiesa, in forza del Vangelo affidatole, proclama i diritti umani e riconosce e apprezza molto il dinamismo con cui ai giorni nostri tali diritti vengono promossi ovunque. Guardate, questo è un passaggio molto importante, perché qui viene dato un ulteriore motivo riguardo la fondazione, il fondamento di questa dignità dell'uomo, che oggi è rimasta soltanto la Chiesa a difendere in maniera integrale. Per esempio, da questa affermazione si capisce come mai la Chiesa parla sempre del problema dell'aborto. E qui si tratta di difendere i diritti umani dei più deboli, che non vengono tutelati adeguatamente. Da questa affermazione si comprende perché la Chiesa, secondo alcuni, si intromette nelle questioni sociali, perché si tratta di difendere la dignità che molto spesso non viene adeguatamente tutelata. Lo sapevate voi che la Dichiarazione dei diritti dell'uomo universale del 48, per quanto riguarda la libertà religiosa, è stata modificata indebolendo il diritto di libertà religiosa, che è un diritto fondamentale dell'uomo, passando dal diritto di cambiare religione al diritto di avere una religione. È molto diverso, perché se ho il diritto di avere la religione, una legislazione, un sistema giuridico che mi impedisce di cambiarla non lede la dignità dei diritti dell'uomo e quindi non è sottoposto al giudizio supremo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Non è sottoposto al Tribunale dei diritti umani, per esempio. Oggi non esiste il diritto di cambiare dell'uomo visto come un diritto assoluto della persona umana, il diritto di cambiare religione visto come un diritto assoluto e preesistente ai diritti dello Stato. E la Chiesa, su questo diritto e anche su altri, perché non ci si può diffondere, rimane l'unica che si preoccupa di difenderlo integralmente, proprio perché ha questa luce che gli consente di leggere adeguatamente la realtà.
Al numero 42 poi c'è un accenno ai poveri, che però poi in Gaudium Express è una tematica che rimane in secondo piano, ma che sarà adeguatamente rielaborata e diciamo rilanciata in maniera proprio energica da Paolo VI con la Popola Rotunda e poi da Giovanni Paolo II, che è un'altra di quelle encicliche esplosive, purtroppo sconosciute, e realmente ancora oggi con passaggi profetici, perché si denuncia il rischio di alcune problematiche che poi con puntualità oggi noi abbiamo sotto gli occhi. Ecco, entrando poi nella seconda parte, quella che affronta questioni concrete, il Gaudium Express affronta alcuni problemi urgenti, ne precisa 5. Prima di tutto c'è il tema della famiglia, che fu uno degli argomenti più difficili, soprattutto per quanto riguarda la definizione delle finalità del matrimonio, e soprattutto per il tema caldo della contraccezione, riguardo al quale Paolo VI decise di avvocare a sé la materia, sulla quale poi deliberò con quell'enciclica che ancora oggi è contestantissima, che anch'essa ci offre la luce del Vangelo, che è l'umane vite. E poi avvocò a sé, sempre su questo argomento, diciamo per analogia, il tema del celibato sacerdotale, e uscì poi con la sacerdotalis celibatus, temi scottanti dell'epoca che il Papa, come chiamato a confermare il suo fratello nella fede, decise di esaminare lui e lo Spirito Santo. E poi ebbe proprio questa espressione nel presentare questo incidente. Quindi la famiglia, la promozione di un retto progresso culturale, e il Gaudium Express ci insegna cosa intendere come cultura, perché cultura sono anche le istituzioni della realtà. E allora dice: con il termine generico di cultura si vogliono indicare tutti quei mezzi con i quali l'uomo affina ed esplica le molteplici sue doti di anima e di corpo, procura di ridurre in suo potere il cosmo stesso con la conoscenza e il lavoro, rende più umana la vita sociale sia nella famiglia che in tutta la società civile, mediante il progresso del costume e delle istituzioni, esprime, comunica e conserva nelle sue opere le grandi esperienze e aspirazioni spirituali affinché possano servire al progresso di molti, anzi di tutto il genere umano. E ancora, la voce cultura assume spesso un significato sociologico ed etnologico. In questo senso si parla di pluralità delle culture, etnologico nel senso che ogni etnia, ogni popolo ha una sua propria caratterizzazione culturale. In questo senso si parla di pluralità delle culture, infatti dal diverso modo di fare uso delle cose, di lavorare, di esprimersi, di praticare la religione, di formare i costumi, di fare le leggi, creare gli istituti giuridici, di sviluppare le scienze e le arti, di coltivare il bello, hanno origine le diverse condizioni comuni di vita e le diverse maniere di organizzare i beni della vita. Quindi una visione ampia di ciò che è da intendersi come cultura, rispettosa di ogni particolarità presente nel consesso umano. E a questo riguardo Gaudium Express parla di un nuovo umanesimo nel tentativo di combattere la falsa idea che vede l'uomo come un centro chiuso in se stesso, accettando, facendo propria quella visione che fu elaborata all'epoca da Maritain. Allora, dice Gaudium Express, non ci deve essere paura del progresso se l'agire dell'uomo è rivolto a Dio. E dice, le condizioni di vita dell'uomo moderno, sotto l'aspetto sociale e culturale,
sono profondamente cambiate, così che è lecito parlare di una nuova epoca della storia umana. Lo sviluppo dei rapporti fra i vari popoli e le classi sociali aprono più ampiamente a tutti e a ciascuno i tesori delle diverse forme di cultura, e così a poco si prepara una forma più universale di cultura umana, che tanto più promuove ed esprime l'unità del genere umano quanto meglio rispetta le particolarità delle diverse culture. In qual modo promuovere il dinamismo e l'espansione della nuova cultura senza che si perda la viva fedeltà verso il patrimonio delle tradizioni? Che cosa si deve fare affinché gli uomini di tutto il mondo siano resi partecipi dei beni della cultura? In mezzo pure a quelle antinomie, la cultura umana oggi si deve sviluppare in modo da coltivare con giusto ordine la persona umana nella sua integrità e da aiutare gli uomini nei compiti al cui adempimento tutti, ma specialmente i cristiani, fraternamente uniti in una sola famiglia umana, sono chiamati. Certo, ancora prosegue, l'odierno progresso delle scienze e della tecnica può favorire un certo fenomenismo e agnosticismo, quando il metodo di investigazione di cui fanno uso queste scienze viene innalzato a torto a norma suprema di ricerca della verità totale. Questi fatti deplorevoli, però, non scaturiscono necessariamente dalla moderna cultura, né debbono indurci nella tentazione di non riconoscere i suoi valori positivi. Quindi, dice, non bisogna aver paura di quello che è il progresso della ricerca dell'uomo, però bisogna stare attenti affinché questo progresso rimanga inquadrato in quella giusta visione etica, potremmo aggiungere per intendersi, che mette al centro l'uomo, che vede l'uomo con un primato che non può essere superato da nessun altro interesse. E a questo riguardo, allora, dice Gaudium et Spes che la Chiesa non può identificarsi con la cultura occidentale. E a questo riguardo, per prima, Gaudium et Spes inserisce nella riflessione cristiana quel tema di cui avrete senz'altro sentito tanto parlare, oggi un pochino meno di moda, che è quello della inculturazione. E una parola che, anche se Gaudium et Spes non utilizza mai, però di fatto elabora come concetto. E dice: la Chiesa, vivendo nel corso dei secoli in condizioni diverse, si è servita delle differenti culture per diffondere e spiegare il messaggio cristiano nella sua predicazione a tutte le genti, per meglio esprimerlo nella vita liturgica e nella vita della multiforme comunità dei fedeli, ma nello stesso tempo inviata a tutti i popoli di qualsiasi tempo, di qualsiasi luogo, la Chiesa non si lega in modo esclusivo e indissolubile a nessuna stirpe o nazione, a nessun particolare modo di vivere, a nessuna consuetudine antica o recente, proprio perché lo Spirito è libero. E la Chiesa deve farsi, prima di tutti, guidare da questo spirito per annunciare il Vangelo. Infatti, la cultura, scaturendo dalla natura ragionevole e sociale dell'uomo, ha un incessante bisogno della giusta libertà per svilupparsi, e le si deve riconoscere la legittima possibilità di esercizio autonomo secondo i propri principi. È compito dei pubblici poteri non determinare il carattere proprio delle forme di cultura, ma assicurare le condizioni e i sussidi atti a promuovere la vita culturale fra tutti, anche fra le minoranze di una nazione. Questo è un passaggio probabilmente con l'attenzione rivolta ai paesi dell'est che erano condizionati
da una ben precisa visione culturale, ma è un passaggio valido ancora oggi, perché anche noi, anche se non ci rendiamo conto, siamo fortemente condizionati da una monocultura che vuole usarci per produrre reddito per alcuni. E su questo forse sarebbe proprio molto utile recuperare, riappropriarsi della nostra coscienza e di questa consapevolezza che ci può rendere liberi di fronte a questi condizionamenti. Al numero, un paio di numeri successivi, al numero 62, poi abbiamo un passaggio che è dà il fondamento al tema dell'inculturazione, che poi sarà fortemente sviluppato negli anni successivi, quando dice che i teologi sono inoltre invitati, nel rispetto dei metodi e delle esigenze proprie della scienza teologica, a sempre ricercare i modi più adatti di comunicare la dottrina cristiana agli uomini della loro epoca, perché altro è il deposito delle verità della fede, altro è il modo con cui vengono enunziate, rimanendo pur sempre lo stesso il significato e il senso profondo. E qui c'è un superamento definitivo di un problema molto sentito all'epoca, poco oggi perché ormai è superato, che è quello del dogmatismo, dell'ingessamento di una visione cristiana che aveva paura di cambiare, seguendo quello che era l'evolversi della società e dell'uomo, non mutando i principi immutabili, ma leggendo la realtà alla luce di questi principi. Un'operazione che però richiede l'impegno dell'intelligenza, del cuore, non è un'operazione che si può eseguire, vivere facendo sconti, richiede tutta la nostra generosità. Un pochino di pazienza, sto arrivando alla fine. Il terzo punto che riguarda gli aspetti concreti è quello che riguarda la vita economica e sociale. Anche qui si riparte dal bagaglio molto importante di Pio XII e di Giovanni XXIII, tra l'altro Pio XII, che è un papa che è stato ancora oggi molto contestato, però è il padre più citato da Gaudium et Spes, proprio per il contributo teologico che ha dato con la sua riflessione. Quindi, nonostante le tante discussioni su questo punto, invece, poi alla base di queste prese di posizione innovative c'è proprio un papa che sembrava, che appare ancora oggi tra i conservatori. Sono i misteri del cristianesimo che un giorno poi verranno tutti alla luce. E allora, a questo riguardo, si dice: anche nella vita economico-sociale sono da onorare e da promuovere la dignità e l'integrale vocazione della persona umana, come pure il bene dell'intera società. L'uomo infatti è l'autore, il centro e il fine di tutta la vita economico-sociale. E a questo riguardo c'è una riflessione molto importante per quanto riguarda la proprietà privata, che probabilmente anche secondo voi è un diritto assoluto. Io sono convinto che delle vostre proprietà private, voi avete la convinzione che ne potete fare assolutamente quello che volete. Infatti i sistemi giuridici sanciscono lo ius utendi et abutendi sulla che riguarda la proprietà privata, vero? È così, funziona così. Il sistema giuridico italiano è questo. Ecco, la visione cristiana, a partire dal Vangelo, per passare attraverso San Tommaso d'Aquino, Leone XIII, Pio XI, Pio XII, non è questa. Noi non abbiamo lo ius utendi et abutendi, il diritto di usare ed abusare, di fare quello che mi pare delle mie cose. Noi abbiamo la facultas procurandi et dispensandi. Abbiamo la facoltà di procurarci ciò di cui abbiamo bisogno e di condividerla con gli altri. E questa è la visione sulla proprietà privata.
Tant'è che Giovanni Paolo II dirà che sulla proprietà privata grava una ipoteca sociale. Voi lo sapete cos'è un'ipoteca? C'è qui qualcuno, c'è il mutuo? Chi c'è il mutuo sa che deve scherzare, perché se non paga la rata ti può cambiare la casa, vero? Sulla proprietà privata c'è una ipoteca sociale. E se voi ricordate quello che vi ho detto, nuovamente si applica anche a questa dimensione la visione dell'uomo, che è individuo e relazione in maniera inseparabile. Quindi la proprietà privata deve servire a me, ma non in maniera assoluta e esclusiva, perché deve servire anche agli altri, perché diversamente è un abuso. Pensate voi se il sistema economico ragionasse in questa maniera. Non ci sarebbero più guerre, perché la pace non è la semplice assenza di guerra, è uno degli altri termini a fronte con il Mestres. La pace inizia da impostare un adeguato ordine dei rapporti tra gli uomini. E allora ecco il passaggio che sintetizza tutto questo, sintetizza un bagaglio di tradizione cristiana di 2000 anni che dice: Dio ha destinato la terra e tutto quello che essa contiene all'uso di tutti gli uomini e popoli, cosicché i beni creati debbono, secondo un equo criterio, essere partecipati a tutti, avendo come guida la giustizia e compagna la carità. Perciò l'uomo, usando di questi beni, deve considerare le cose esteriori che legittimamente possiede non solo come proprie, ma anche come comuni, nel senso che possano giovare non unicamente a lui, ma anche agli altri. Questo ritenevano giusto i padri e i dottori della Chiesa quando hanno insegnato che gli uomini hanno l'obbligo di aiutare i poveri e non soltanto con il loro superfluo. Pertanto, quali che siano le forme della proprietà privata adattate alle legittime istituzioni dei popoli, in vista delle diverse e mutevoli circostanze, si deve sempre ottemperare a questa destinazione universale dei beni. Guardate che questa è una norma etica. Chi non la rispetta commette il peccato, se si parla nel termine un pochino più terra-terra, Quindi, in questo tema. E su questo tema anche i cristiani hanno tanto da riflettere, a cominciare da quello che a volte è successo, succede all'interno della Chiesa. Ora qui io non accenno alla proprietà del Vaticano, perché il Vaticano è bene ce l'ha le sue proprietà, perché sennò non esisterebbe già più. Ma intendo quello che ognuno deve riflettere su ciò che deve fare nel rapportarsi ai beni che ha a disposizione. Anche perché uno, se vive in questa dimensione, è felice. Diversamente, quella felicità di cui parlavamo prima non la si trova mai. E fra l'altro è proprio su questo principio che nella tradizione italiana e europea nascono tutte quelle iniziative mutualistiche, solidaristiche, che sono le banche di credito cooperativo, le casse rurali artigiani, tutte le cooperative, che dove nascono all'epoca? Nascono nelle sacrestie delle parrocchie. La banca dell'Incruneta, la banca qui di Galluzzo, tante banche nascono nelle sacrestie delle parrocchie, perché questi principi che rinnovano, rilanciano la società, si tenta di applicarli e daranno vita a quelle importanti strutture sociali che ancora oggi esistono e che la cultura che cerca di imperare cerca gradualmente di smontare. Montepaschi non ma questi sono persi nella notte dei tempi. Casomai c'è un diritto naturale riguardo ai beni della terra, e che è un concetto che potremmo chiamare disponibilità. Quando al numero 71 Gaudium Spes dice:
la proprietà privata o un qualche potere sui beni esterni assicurano a ciascuno una zona del tutto necessaria di autonomia personale e familiare e devono considerarsi come un prolungamento della libertà umana. Infine, stimolando l'esercizio dei diritti e dei doveri, costituiscono una delle condizioni della libertà civile. Ora, il diritto alla libertà è un diritto dell'uomo, assoluto, intangibile da tutti. Ecco, qui dice che la proprietà o un qualche potere sui beni esterni, vale a dire la possibilità di disporre, ecco, questo rientra in questo diritto perché garantisce un margine di libertà. Questo va tutelato in maniera assoluta. Concretamente cosa significa? Tutti i sistemi di sicurezza sociale che esistono in Europa e che all'epoca ha detto un luogo alla welfare society, alla società del benessere, che poi è stata stravolta, è stata accusata, ma l'impostazione originale è questa, ecco, sono quelle forme di possibilità di attingere ai beni che mi servono che mi garantiscono di vivere il diritto di libertà. E nella nostra Costituzione e in quella tedesca questi diritti sono sanciti. Però ancora c'è tutto un processo oggi economico molto forte e potente che cerca di scardinare queste cose. Quando anche nei dibattiti politici ai quali abbiamo assistito in questi anni, no, si cerca di dire che bisogna cambiare la Costituzione, dispiace di non sentire risposte di persone preparate che dicano al tempo cambiare la Costituzione. Dove? Perché ci sono dei diritti che riguardano la difesa della dignità dell'uomo che non si possono toccare. Bisogna stare proprio attenti ai lanci demagogici a questo riguardo, perché rischiano poi di andare a ledere dei diritti acquisiti che si vorrebbe restringere. E andiamo avanti, vado a concludere, poi c'è una quarta parte che parla della vita nella comunità politica, e qui Claudio Mespès afferma che è preferibile se non doverosa la forma della democrazia come forma di governo. Anche qui diciamo, assumendo una posizione estremamente innovativa. E poi l'ultimo tema è quello della pace, della pace tra gli uomini. E qui ora concludo, perché siete stanchi, vorrei soltanto dirvi che il Concilio Vaticano II, Claudio Mespès, riprendendo la posizione di Giovanni XXIII, considera ormai superato lo strumento bellico militare per risolvere le tensioni fra gli stati. Ormai la guerra non può essere considerata uno strumento giusto, uno strumento adeguato, dato l'evoluzione alla quale l'uomo è arrivato per risolvere i determinati problemi. Perché l'uomo ha oggi a disposizione altri strumenti per conseguire i fini di pace. E a questo riguardo, una cosa però ve la voglio leggere, è questo numero, il numero 80, che è l'unico anatematismo del Concilio Vaticano II, vale a dire l'unica espressione che può assimilarsi ad una vera e propria scomunica se non ottemperata, e riguarda proprio la guerra. E riflettendo su quelle che possono essere le conseguenze pericolosissime del possesso e dell'utilizzo delle armi di distruzione indiscriminata, quindi pensate bombe atomiche e tutte quelle armi potentissime, dice il Concilio, tutte queste cose, queste considerazioni, ci obbligano a considerare l'argomento della guerra stessa umanità e con fermezza e senza esitazione deve essere condannato. Questa è una vera e propria scomunica dei tempi moderni per chi intraprende
avventure di questo genere, e voi vi ricordate le parole di Giovanni Paolo II quando sulla guerra del Corso disse che era un'avventura senza ritorno. Quello che dobbiamo fare invece lo troviamo nella finale del concilio, ve lo riporto e con questo conclude. È l'invito alla collaborazione, alla cooperazione, al dialogo con tutti, cristiani, non cristiani, credenti, non credenti. Perché? Essendo Dio Padre principio e fine di tutti, siamo tutti chiamati ad essere fratelli e perciò chiamati a questa stessa vocazione umana e divina, senza violenza, senza inganno, possiamo e dobbiamo lavorare insieme alla costruzione del mondo nella vera pace. E questo è un invito che vale anche per il popolo di Santa Maria, perché nel nostro piccolo possiamo essere operatori di pace, operatori di discordia, e speriamo invece sempre operatori di pace. Speriamo. Abbiamo una mezz'oretta di tempo, massimo, per delle domande, chiarimenti, per proporre qualcosa. Tanti. Mi pare che Don Leonardo sia stato molto chiaro, ha rappresentato molto bene il documento. Il messaggio, il contenuto, dubbi, eccoci. Paolo, forte. Ecco, a Don Leonardo, quando si parla di intere città, di istruzione di intere città, di regioni, eccetera, però lì qualcosa è permesso di fare. Qualcosa? Quando si parla. Sì, di distruzione di intere città. Di distruzione di intere città, regioni, eccetera. Allora, c'è un dubbio, però qualcosa si può fare, o no? Dunque, si parla di... il Concilio fa questa affermazione venendo fuori dall'esperienza del lancio della bomba atomica, siamo nel 65, lì ancora è fresca la memoria. Però, per esempio, quello che oggi da un punto di vista morale è lecito, anche per un cristiano, sono soltanto due forme di intervento che prevedono l'utilizzo della violenza in modalità ben precise. Una forma è tradizionale, è quella del tirannicidio, vale a dire quando c'è un despota che opprime un popolo, ledendo sistematicamente i diritti degli uomini del suo popolo, se c'è qualcuno che lo fa fuori, non commette peccato. È illecito l'uccisione per uno di questo genere. Però ci deve essere una sistematica violazione dei diritti del popolo. Questa è la prima figura. Però qui no, non è il caso di guerra. L'altra forma che figura morale, che ha anche una rilevanza giuridica, sta assumendola e che è stata elaborata da Giovanni Paolo II in maniera sistematica, è quella della ingerenza umanitaria. Anche qui, quando si sia in presente di una grave e duratura violazione dei diritti umani, secondo la visione morale cristiana, è doveroso intervenire per far cessare questa violazione. Ovviamente l'intervento deve essere puntuale, limitato, mirante a far cessare la situazione in atto. Punto. Se si travalica questi limiti, ci si mette fuori dal lecito. Quindi sono questo, è questo quello che la visione etica cristiana ritiene possibile fare. Una volta si parlava di guerra giusta perché se
uno Stato mi invadeva e violava i miei confini, io ero nel diritto di rispondere dichiarandogli guerra. E una volta che dichiaravo guerra, qualsiasi azione era valida per ridurre all'impotenza l'avversario. Ecco, questo modo di fare oggi è superato, perché l'umanità ha a disposizione altri strumenti per risolvere anche situazioni di questo genere. Quindi la prima guerra del Golfo non rientrava in una visione di liceità cristiana, ma infatti i cristiani c'erano pochi, ci partecipavano, e al Papa fu l'unico, se voi vi ricordate, nel 1990 il Papa fu l'unico che si oppose a questo intervento, l'unico. Poi fu criticato perché invocò l'intervento nei Balcani, ma lì invocò l'ingerenza umanitaria, che era diversa. Un grazie sentito. Sì. A tutti, buonanotte.